Sono 1.186 nuovi positivi in Abruzzo nel fine settimana, secondo i dati diffusi dalla Regione Abruzzo. Di questi, 662 si trovano in provincia dell'Aquila, 301 a Chieti, 272 a Pescara e 262 nella provincia di Teramo. 38 sono i nuovi positivi di fuori regione, 51 quelli in corso di accertamento. La situazione attuale dei ricoveri conta 112 degenze in area medica e 4 in terapia intensiva. La ripresa della pandemia è legata alle sottovarianti 4 e 5, specifica il dottor Alessandro Grimaldi, responsabile del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. In maniera tipica, a differenza degli altri anni, sottolinea Grimaldi, si sta assistendo a un picco estivo di contagi e questo dato crea molto disagio in quanto maggio e giugno negli anni passati erano mesi di sicurezza grazie alle alte temperature. Ahimè, una ripresa della malattia e quindi diciamo una ripresa anche del numero dei ricoveri per la legge dei grandi numeri, anche se l'auspicio è che poi tanta gente si possa curare a casa. Allo stato attuale non abbiamo, diciamo, degli elementi per poter dire che il virus è più virulento, più cattivo, diciamo così. Però stiamo seguendo con attenzione l'evoluzione del virus, perché ogni mutazione può essere una mutazione favorevole tante volte, ma a volte può essere sfavorevole, nel senso che il virus, oltre a diventare più contagioso, potrebbe diventare anche un po' più aggressivo, soprattutto sulle vie aeree inferiori, e quindi stiamo monitorando la situazione. Grimaldi raccomanda ancora l'uso delle mascherine negli ambienti chiusi a causa di questa altissima diffusività del virus. Inoltre, invita a vaccinarsi per chi non ha fatto la terza e quarta dose, soprattutto se fragili.